Ed eccoci amici, buonasera, benvenuti, entrate in collegamento con 30 minuti, l'appuntamento ormai serale dal martedì e giovedì, oggi è giovedì 21, siamo alle porte di Natale, tutti più buoni, avete sentito, insomma le associazioni sono vicine a voi, tutti con i regali impegnati e noi questa sera abbiamo il piacere di ospitare, dopo tanto tempo ritorna qui insieme a me, dice, buonanotte Cosenza, c'era la canzone di Mario Gualtieri che salutiamo e ricordiamo con grande affetto il grande Mario Gualtieri, però lui era Buongiorno Cosenza, giusto? Certo, Era Buongiorno Cosenza. buongiorno Cosenza, Ma ancora Sergio buongiorno Nucci, che poi è dentista, no? Tu sei un dentista, perché magari dice questo Sergio Nucci è l'avvocato, No, 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 è un no, no, io dentista. Come faccio il stai, dentista, Sergio? sto bene, lo faccio da più di 30 anni, quindi voglio dire, oramai sono un dentista, diciamo così, Affermato. affermato e Di fame, consolidato, di fame. di tutto, però, comunque sto bene, trovo bene anche te, mi auguro stiano bene anche tutti i cosentini Vabbè, certo, i calabresi, e perché anche i noi, calabresi, perché voglio dire, ma voglio praticamente. dire tutti gli italiani. Vabbè, in questo momento diciamo i calabresi che siamo in Calabria, noi operiamo in questo bacino d'utenza che sono la nostra Calabria, poi qualcuno vede anche tramite streaming, che salutiamo naturalmente anche tutti gli amici che sono all'estero o meno, però ripeto, si ritorna qui nella nostra città, nella nostra Calabria e qua ce n'è Sono per tutti. in tanti che tornano oggi, in questi giorni, Siamo per le tutti qua, feste. e noi siamo al primo posto, diciamo, ecco, questo abbiamo, il primato, la Calabria ce l'ha, siamo ultimi quasi in tutto, però per esportazione di uomini all'estero siamo al primo posto. Ma io credo che noi siamo primi anche nell'esportazione di eccellenze all'estero. Vabbè, ho È detto di una cosa uomini. bellissima poterla dire, poterne essere anche orgogliosi. Abbiamo tanti calabresi. Nello specifico anche tanti cosentini che sono andati fuori le muramiche e si sono fatti valere, sono fatti rispettare, Certo. hanno fatto tanto Fatto. per la loro terra. Allora, Sergio, diciamo, qua tu sei stato anche consigliere comunale più anni, no? Quanti Certo. anni hai fatto? Dico? Io l'ho fatto per tre consiliature. Quindi E una quindi. vorrei ricordare che sono consiliature e non legislature. Ogni tanto trovo questa gaffa semantica che è assolutamente inusuale, inopportuna. Le legislature sono quelle degli organi che legiferano. Noi siamo dei consiglieri comunali, non facciamo leggi e quindi sono consiliature. Ne ho fatta una dal 90, Sì. una nel 2006 e una nel 2011. Quindi voglio dire, un po' la macchina comunale l'ho conosciuta dal di dentro, ancora oggi con Buongiorno Cosenza, l'associazione che tu ricordavi, collezioniamo determine e delibere dell'amministrazione, per cui chi vuole avere magari notizia di provvedimenti può andare sul sito di buongiornocosenza.it e ritrovare lì delibere di giunta, di consiglio e Tutto quello determinazioni che. dirigenziali. Senti, tu invece sei rimasto qua, perché la tua, sorry, tu sei sposato, no? Io sono Quanti figli sposato, hai? felicemente Due. sposato a Cosenza e a No, Napoli. per questo voglio Sì, dire, due due figlie, figli. una vive a Napoli con la mamma e L'altra all'estero. ha seguito le orme Della mamma. paterne e del nonno, perché mio nonno, cioè mio padre, era già un odontoiatra, mentre la seconda invece ora sta studiando, si sta perfezionando a Londra. In moda, design, una Beh, sarà materia certo, è il futuro, insomma, sarà l'amore. il futuro, Però la però cosa strana tua, che tu, ecco, sei rimasto legato alla città di Cosenza, ma c'è perché un uno dice, perché se tua moglie vive a Napoli, tu a Cosenza, tu quindi vai ogni giorno, sale, che fai, il venerdì sì, vai a ti casa, faccio c'è un fai il particolare in più, pendolare, fa fai il sì, faccio pendolare. un particolare in più, cioè, che io ho preteso che le mie figlie nascessero entrambe a Cosenza. Pur non vivendo a Cosenza, ho chiesto a mia moglie questo grande regalo, ovvero che fossero entrambe cosentine, cioè sulla carta d'identità Sono da riportassero Cosenza. Cosenza. Ora sono lontane, lo sapevo che poi questo sarebbe stato il destino. E io da buon marito, i fine settimana, la gran Quindi parte dei fine ogni settimana, venerdì vai a sì, Napoli. vado a Napoli, poi torno la domenica. Cerco di tornare in orari utili, non so, magari per vedere il posticipo di Serie A e vedere l'Inter, no? Questa grande squadra che gioca nel campionato di Serie A, che è Ah, appunto cioè, tu sei tifoso l'internazionale. dell'Inter? Io sono molto tifoso No, dell'Inter. guarda un po', che combinazione. E quindi vado, cerco di rientrare sempre in orario per poter vedere. No, ma Però scherzo. comunque quest'anno l'Inter sta facendo bene, Sì, ripeto,
programmazione fatta bene, cosa diversa, come diciamo spesso, no? Per questo nostro Cosenza, no? Perché tu sei anche un tifoso del Cosenza, ma chi non lo è, tutti i tifosi sportivi. Poi qua purtroppo noi siamo, diciamo quello che pensiamo, perché è vero che ci siamo un milione di allenatori in Italia, però ormai sta nello al naso, non ce l'ha nessuno. A me quello più, che no? piace è quando alla fine ti danno anche le patenti di tifosi, di attaccamento, sì. Dicendo se sei più o meno tifoso, sei più o meno attaccato, sì. Sei più o meno degno di poter esprimere dei pareri sulla squadra. Beh, io ricordo che ho fatto delle trasferte che i giovani d'oggi neanche ricordano di averle mai giocate, perché uno che va a giocare col Nissa, a Caltanissetta, va a giocare col Modica, va a giocare con la Turris, col Savoia, ecco, in queste ad Acri, ecco, allora queste sono partite che abbiamo seguito quando eravamo ragazzi e quando la passione ancora ci portava ad andare anche nelle trasferte che quando possiamo non disdegniamo, però è un amore che alla fine è talmente grande che non ci impedisce di dire quello che noi pensiamo della squadra. Certo, certo. A me dispiace che molte volte il mio parere non sia magari conforme a quello di altri che la pensano in modo diverso. Però io non penso che loro siano meno tifosi e meno amanti del Cosenza di me. Però è giusto che se io trovo delle riserve da esprimere lo faccia. Io non sono molto contento, ad esempio, quest'anno, del reparto difensivo di questa squadra. Lo stiamo dicendo da più tempo. Lo devo dire, cioè non è che... Purtroppo dice qua quando dici una cosa, dice quello, ti mettono di solito di classifica, il tiratore. Cioè, tiratore che sarebbe in italiano il cassetto, in dialetto tiratore, Lucassetto. Che... Cioè, però voglio dire, dai, basta questa cosa, perché è una leggenda metropolitana, sto tiratore. Però oggi secondo me, Sergio, io penso che uno che... In una città noi non abbiamo avuto mai la possibilità di vedere la Serie A, no? Certo. Sicuramente non l'avremo mai, mi auguro che ci sarà, però è diverso, dai, purtroppo per gli amici di Catanzaro, questo Catanzaro, cioè, ma il Catanzaro hanno programmato, stanno andando avanti, ripeto, non è detto che questi vanno in Serie A o meno, però ecco, c'è già un progetto. C'è un progetto, ma anche qua, vorrei, questo come hai detto tu è un emittente che si vede in tutta la Calabria. Ma è mai possibile fare guerre tra i poveri? Sì, questa è un'altra leggenda. A me, io rimango, se dico che il Catanzaro, ad esempio, gioca bene, non è che offendo la mia città. Certo. Cioè, io continuo ad essere assolutamente tifoso del Cosenza. Mi dispiace, ad esempio, che la Regina non sia più in Serie B. Mi dispiace che il Crotone, anche se ha vinto, non sia in Serie B. Cioè io vorrei che tutti fossero eletti, perché in fondo siamo tutti calabresi. Poi è chiaro che il mio tifo, se c'è Cosenza Catanzaro, Catanzaro Cosenza, il mio tifo è solo rosso-blu, punto e basta. Però, ma poi quanto è bello, io volevo dire anche quello, quanto è bello andare a vedere una partita, ma come lo fanno a Milano, no? Come lo fanno a Roma, vanno allo stadio, ci sono interisti milanisti con le sciarpe anche insieme vicine, ma molte volte li vediamo inquadrati sulle telecamere di Sky. Però qua purtroppo io sono andato a fare un servizio così simpatico per fare l'euforia, l'entusiasmo che c'era Catanzaro Cosenza, ho scatenato il finimondo, questi folli che vanno cercando consensi sulla rete, scusa, io lo devo dire in dialetto, sciacqualattuca, come chiamavano a Cosenza, che si mettono avanti questi telefonini e parlano, non sanno nemmeno quello che dicono. Ripeto, per me la cosa bella è quella che hai detto tu, di andare allo stadio tutti insieme, no? A vedere questa partita, questi derby, invece non è possibile, ho visto che non è possibile. L'ultima partita con la Juve è stata la semifinale l'anno scorso di Coppa Italia, a Milano, a San Siro, e io ero circondato da Juventini, ma lì c'è una concezione diversa, cioè lì non c'è proprio mentalmente lo stimolo ad essere violenti, magari ci saranno anche le curve che sono un po' più calde, ma nelle tribune ci si vede uno a fianco all'altro le partite. Questo dovrebbe essere poi l'insegnamento dello sport. Sembra che le cose poi non insegnino niente, le tragedie che succedono, quando sono proprio i giocatori che devono essere da esempio, secondo me. Pure quest'altro che si è messo lì, è purgato, il sito, io l'ho detto anche, l'ho rimproverato al presidente Noto, perché secondo me è stata un'uscita fuori luogo quella di mettere sull'home page del Catanzaro Calcio la maglia con gemella, che ho purgato. Io ho invitato anche Floriano Noto, che è un amico, che è un grande imprenditore.
di prendere provvedimenti nei confronti di una brutta provocazione. Eh sì, dai. Perché quella è una provocazione, cioè gli animi vanno stemperati. Vabbè, comunque ritorniamo nella città di Cosenza, ma in modo particolare volevo capire cosa sta cambiando in questa città, perché qui c'è un sindaco che hanno proiettato 20-50, quindi non è che tu lo puoi giudicare così in queste prime battute, in questi primi anni, perché Franz Caruso hanno lanciato questo slogan, anzi, il centro-sinistra del 2050, ci cioè vogliono governare fino al 2050, insomma. Tu che pensi che ci riuscirà? Niente, probabilmente hanno comprato una PlayStation con installato SimCity, che è un gioco di diciamo così, di simulazione di città, e quindi forse a questo tu gioco... Tu pensi che l'avete difesa? No, ma allora... già tanto se uno riesce 5 anni, cioè, già resta 5 anni... Vabbè, io voglio dire, discutevo l'altra volta su un social con un amico che è un sostenitore legittimo, per carità, di questa amministrazione, ma c'è un problema di obiettività e di oggettività che una persona non può mai... perdere nei giudizi. Io sono stato abbastanza, anzi fortemente critico con l'amministrazione Occhiuto, perché ho ritenuto che ha fatto degli errori. Certo. Poi ero stato già con Salvatore Perugini, che ritengo un galantuomo, quindi voglio dire, quando ci sono le critiche da... però non è che uno si può mettere il prosciutto sugli occhi perché c'è Franz Caruso che amministra. Ah, le cose vanno dette ma con uno spirito costruttivo, cioè va detto se l'igiene urbana in questa città non va bene, va detto se le strade di questa città sono una groviera, va detto che c'è mancanza di sicurezza nelle strade e questo determina fenomeni strani, pericolosi per la collettività che vive in questa città. E il dirlo, anzi il non dirlo, non elimina il problema. Certo. Il dirlo probabilmente spinge chi ha responsabilità a prendere provvedimenti. Se non si dice, sembra che va tutto bene. Allora, se uno lo dice, perché lo dici? Sei un odiatore. Se non lo dice, allora non sei obiettivo, perché con Tizio lo dicevi e con Caio non lo dici. Io cerco di mantenere una condotta lineare, che è la condotta di chi, vedendo un problema, lo solleva, lo porta, certo, all'attenzione e ne cerca una soluzione. E ce ne sono problemi. Ma quello è il discorso che dicevamo prima anche del calcio, no? È ovvio che uno esprime il proprio pensiero, no? Io c'ho questa trasmissione che va in onda da tanti anni, no? Do libero la parola a tutti, ognuno esprime il proprio pensiero. Certo, non è che andiamo ad offendere o a parlare perché dobbiamo tirare questo o quell'altro. Dici bene, io penso che una minoranza, tra virgolette, in seno a un consiglio comunale deve fare la sua parte, certo, deve essere veramente... Deve dirle le cose, certo. Deve dirle e magari trovando anche le attenuanti, certo. Ci mancherebbe, nessuno può dire che Franz Caruso navighi nell'oro in questa amministrazione, però voglio dire, c'è stata anche l'uscita di scena della Funari, no? Che questa la dice lunga, ma e che è successo? Ma là sono delle dinamiche. Perché che fatto una conferenza stampa molto dura. Sì, una conferenza stampa nella quale naturalmente ha raccontato la sua verità. Però quello che capisci e che balza subito anche all'occhio dello spettatore meno attento è che questi atteggiamenti allontanano le persone dalla politica. Perché quando il cittadino medio, sì, vede queste cose e non le capisce perché nessuno dà una chiave di lettura autentica, allora la prima reazione che ha è accomunare tutti in un giudizio disfattista e dire la politica è uno schifo. Non vado a votare. Oramai le amministrazioni, i parlamenti vengono eletti con delle percentuali che sono risibili. Cioè, la cosa più importante in una comunità è quella di esprimere anche il proprio voto e determinare la classe dirigente. Oramai la classe dirigente diventa quasi sempre autoreferenziale, perché sono pochi i voti che occorrono per raggiungere degli obiettivi, e molte volte a certe latitudini questi voti sono orientati dalla clientela, lo vogliamo capire, soprattutto sì, nelle realtà come la nostra, che sono realtà povere, dove il piacere fa piacere, scusate il gioco di parole, allora è chiaro che ci sono molti consensi che sono drogati, dopati, e che non esprimono poi quello che è la reale necessità del territorio. Ripeto, la vicenda Funaro fa la... ma anche le cose che capitano tutti i giorni, ripeto,
Franz Caruso non ha trovato soldi, ha una macchina comunale ridotta al lumicino, sono andati tutti in pensione, non può fare assunzioni. Siamo pienamente d'accordo, forse l'agenda urbana sta funzionando, non si trovano i soldi per fare le cose minime, allora il cittadino medio che vede che in questa città si organizza un concerto da 250-300 mila euro, come dicono loro, con fondi di bilancio comunale. Ma per tre ore di Capodanno noi spendiamo tutti questi soldi e le buche e i marciapiedi e l'igiene e i controlli e gli aiuti ai meno abbienti, come li finanziamo? C'è un'altra tegola, devono trovare altri, mi sembra 900 mila euro per Vallecrati. E la situazione dell'Amaco, l'Amaco è fallita, ne vogliamo parlare dell'Amaco, della nostra azienda municipalizzata. C'è stato un bell'articolo del sindaco Franz Caruso, è una situazione, bisogna fare luce. Ma io mi ricordo che quando si è insediato ha detto che avrebbe portato i libri contabili in tribunale per capire quali erano le responsabilità di questi bilanci e di questi ammanchi al comune. Io non ho più notizia di questa gita, tra virgolette, al tribunale di Cosenza con i libri contabili. Anche oggi faremo chiarezza sull'Amaco, ma è una butade? O la facciamo veramente la chiarezza sull'Amaco? Però, queste sono le cose. Però Sergio, anche su questo discorso del dissesto, no? dei comuni così, che pare che su Napoli sono intervenuti il governo, su Reggio Calabria, perché su queste città di Cosenza non deve intervenire anche lo Stato, il governo centrale, a dire guarda, risaniamo questa situazione? Perché un sindaco che va a gestire un comune, io l'ho detto, ho fatto una provocazione, ho detto, ma c'era bisogno di mettere una giunta, un sindaco, consiglieri, assessori e pagare tutti questi soldi di stipendi al mese quando andava bene un commissario e faceva la normale amministrazione, no? Cioè, se non hanno la possibilità, ma tu mi dici questo concetto di Capodanno, che benvengono, perché né che le luci si possono spegnere in questa città, le luminarie, io l'ho detto più volte lo scorso anno. Grazie ai commercianti, grazie ai commercianti. Ma io ho detto, guarda, il 15 novembre ho detto speriamo che quest'anno per i primi di dicembre, prima dell'Immacolata, si accenderà, renderanno anche questa città un po' di calore di natalizio. E l'hanno fatto, perché lo scorso anno era il 15 dicembre e non c'era una luce, e cos'è? Cioè anche a Honolulu, nella parte più sperduta del mondo, c'è una luce di Natale. Però questo fa parte, se non ci sono i soldi in cassa. Io non so se questi soldi del concerto di quest'anno sono arrivati alla regione Calabria, se sono soldi specifici da spendere per i concerti e per il turismo, non lo so, questo non lo so. Però se sono certi soldi del bilancio, dici tu, potevano fare cose diverse. Invece di spendere 280 o 250, ne spendevano 50, 30, 40 con dei gruppi locali. Era un altro discorso, però questo poi si saprà, mi voglio esprimere perché non lo so. Se questo sono per la verità è un compito delegato alle opposizioni al Consiglio Comunale, che dovrebbero prendere le carte e poi fare la loro, diciamo, disamina. Vabbè, comunque sono fatti loro. Allora, ma il discorso quale? Io volevo chiederti anche questo fatto dell'Amaco, ecco, questa è una brutta tegola per l'Amaco, che insomma sparisce. Che no, ecco, chiariamo, non è colpa di questa amministrazione, perché sennò sembra che. Il problema è che è uno di quei problemi che ci si deve porre, che dovrebbe veramente impegnare le notti insonni degli amministratori. Perché non tanto per il disservizio, ma anche per la vita di queste famiglie che si trovano dalla sera alla mattina senza stipendi, messi su una strada. Cioè, noi dobbiamo difenderlo il lavoro. Se non siamo in grado di produrlo il lavoro, perché purtroppo la città è quello che è, 60.000 abitanti saranno, 65.000, se non siamo in grado di produrlo il lavoro, però difendiamo quello che abbiamo. Allora dobbiamo capire, e sono d'accordo anche con te, che forse la deputazione calabrese dovrebbe tutta quanta, all'unisono, destra e sinistra, dovrebbe trovare un modo per rimettere linfa vitale nelle casse del Comune di Cosenza. Perché qui è bello sì che si impegnino, facciamo Cosenza la città della cultura. Ma questa cultura come deve finire? È andata male, ma doveva andare male. Perché il progetto della capitale della cultura non arriva su dati consolidati. Io ho letto il progetto, che sarà anche bello, sarà anche ambizioso, ha molte lacune, l'ho letto, però non parla di consolidato.
parla di cose che comunque sono in itinere o che si faranno. In realtà tu diventi capitale della cultura se hai un patrimonio consolidato. Ma si può mettere in un progetto che abbiamo la stagione di prosa al Teatro Rendano, quando da anni e anni e anni la stagione di prosa è affidata a imprenditori esterni e non è curata dal Comune di Cosenza. Ma anche le stagioni liriche che si sono succedute sono cose astuzze e pitazze, come diciamo noi a Cosenza. Sì, abbiamo l'orchestra, sono 2 anni di vita di questa orchestra. Non c'è un consolidato. Okay. Il planetario non è un dato consolidato. Ma è chiuso. Appunto, il Castello Svevo non è un dato consolidato. Noi non abbiamo il consolidato. Se avessimo avuto il consolidato, probabilmente avremmo potuto giocarcela diversamente. Senti, a proposito di consolidato, tu fai il concerto del 31, dell'1, lo fai da quanti anni lo fai questo concerto? Allora, sono 25 anni che l'organizzo, ma le edizioni sono 24. Ma questo tuo è privato praticamente? Privato, non c'entra. Questo stiamo vendendo la locandina. C'è la locandina, sì. Quest'anno avremo la Sway Band con Fabrizio Dragone, con Roberto Chiappetta, Pino Baffi e Giampaolo Noce. Sono 4 artisti nostri bravissimi. Sì, io conosco Roberto Chiappetta. Che verranno in chiesa per questo concerto che si chiama Insieme per la Pace. È la 24esima edizione, sono 25 anni, un anno è saltato per Covid, si può capire il motivo, e loro vengono ad offrire nel Duomo di Cosenza un appuntamento, come sempre gratuito, per tutti i cosentini che hanno voglia quel giorno di uscire. Alle 19.30 nel Duomo, nella cattedrale di Cosenza. Il primo di gennaio, che è lunedì. È gratuito, quindi... Noi dobbiamo specificare, sì. Non si paga. Non si paga nulla, e anzi più ne vengono e meglio è. Più siamo, meglio stiamo. Vabbè, questa è una cosa normale. Però ripeto, vedi, anche tu 25 anni, questo impegno come direbbe chi pacienza. Però adesso io devo coinvolgere il discorso anche di quest'alta velocità dei tempi, perché tu viaggi, più volte ti sento che ti lamenti. Io del resto, quante volte ho detto di questa stazione di Baglio Risa che è ferma ai box. Hai una telepatia, mi è capitata proprio ieri, te la devo dire. Tu sai, io ieri avevo fretta di rientrare a casa, c'era un evento importantissimo alle 20.45, io non potevo perdermelo, avevo questo trenino che doveva arrivare, questo Intercity, quindi neanche un regionale, un Intercity. C'è ancora l'Intercity, che doveva arrivare alle 20.23 a Paola, poi la macchinina che ti porta, diciamo che bene o male arrivi per vederla la partita. Che succede? Su questo percorso, che è quello che deve servire poi il ponte di Messina, abbiamo aspettato 19 minuti nella stazione di Sapri l'arrivo del Freccia, perché anche l'Intercity, che è un treno sul quale tu paghi regolarmente il biglietto, non è che sei ospite di Trenitalia, tu paghi, tu hai dovuto aspettare 19 minuti che arrivasse il Freccia in ritardo, perché non potevamo andare avanti, cioè l'indescambio non lo potevano fare né a Maratea, né a Praia, né a Scalea, né a Cittadella, dovevi aspettare. Allora, questo per dire, noi faremo il ponte, me lo auguro, ma noi non riusciamo ad avere una linea ferrata normale, questa benedetta, come dici tu, alta velocità, che deve passare prima dalla tassa, poi arrivare a... Quella 2050, quella 2050 ci sta. Forse 3050, non riusciamo a fare uno svincolo autostradale in pianura, io non parlo dello svincolo autostradale a Di Pignano, a Laurignano, che è un po' più complicato, era stato pensato, ma non riusciamo a fare lo svincolo autostradale per l'università, che è in piano, basterebbero 3 muratori ad andarla ad approntare quello svincolo, e ci facciamo problemi. Allora, purtroppo fra il dire e fare c'è di mezzo il mare, e purtroppo non abbiamo una classe politica degna, diciamo, dei fasti di quella di un tempo, che alzava il telefono e realizzava le opere. È cambiato anche questo, certo, i politici che hanno fatto la storia qui, avranno anche sbagliato loro. Chi è di questi di oggi? Perché qua c'è da dire che è una storia lunga, 40-50 anni di questa Calabria, certo. No? Certo, avevi...
c'erano i principi, c'era Sandro Prince, c'era Giacomo Mancini, Misasi, Antonio, c'erano tutti questi che magari andavi e parlavano, alzavano il telefono, dici tu forse è facile. Cioè, qua purtroppo uno, oggi uno non è che può dire la sanità non va bene per colpa di Roberto Chiuto. Roberto Chiuto, come gli altri, eredita una situazione disastrosa. Anzi, meno male che lo commissario soliti che abbiamo. Il problema è trovare alla fine un politico che ci metta realmente male, e un appello. Chissà che nel 2024 questa città possa disporre, Cosenza, di un pronto soccorso degno di questo nome, e chissà che qualcuno si svegli e capisca che anche Cosenza ha bisogno della cardiochirurgia. Parlate di cose, perché poi si arrabbia Fiorito, sindaco di Catanzaro, che ho fatto già si è arrabbiato che ha fatto una guerra però alla facoltà di medicina qua, ti ricordi, è uscito, non è possibile, c'è l'ortigello suo lì, Fabio, che Germanetto è un'eccellenza, lo dico con grande amarezza perché da qualche giorno ho perso un amico carissimo, perché non ha trovato in questo nosocomio cardiochirurgia e quindi la sua vita era, il suo destino era segnato. C'è ragione, comunque, vero. Una facoltà non salva vite. Bravo. Una cardiochirurgia le può salvare. Un ospedale efficiente con un pronto soccorso adeguato, con gente all'interno competente, può salvare le vite. Qui non ci possono essere bianchi, rossi, neri e gialli. Qui bisogna essere tutti uniti nel progetto. Bravo. Io lo dico sempre che la sanità non deve avere colori politici, anche perché loro vivono qua, ci sono parenti. No, anche perché, possiamo dirlo anche se in Cosentino, spero che mi capiscano a Reggio e a Catanzaro, Upi e Picchini Cingappa, e ci putemmo un gappa tutti. Allora. E l'hai detto adesso, si è capita la cosa con le traduzioni sotto, i sottotitoli ci sono senza ombra di dubbio. Una battuta, perché siamo addirittura d'arrivo, su questa città unica, che ne pensa? Città? Guarda, il progetto quando fu pensato, perché il progetto parte da molto lontano, non era male e avrebbe probabilmente visto il concorso di tante forze politiche tutte unite sull'idea. Oggi è troppo partigiano e tiene poco conto delle realtà che si sono poi disegnate nel tempo. Cosenza è una città in dissesto. E lo dobbiamo rendere commissariale. Io avrei l'unico che è sano è Castelvibro. Io avrei un'opinione molto particolare. Povero premesso che a me la città unica farebbe piacere, dico anche, perché però su questo non c'è il pronunciamento della politica, deve essere il pronunciamento dei cittadini. I cosentini, i castelcarciofranchesi e i rendesi devono essere chiamati a dire con un sì o con un no se vogliono la città unica. Questo sarebbe veramente un approccio democratico alla questione. Hai detto bene. Guarda Sergio, siamo quasi addirittura d'arrivo, se ti lascio la telecamera centrale, ricordiamo il giorno 1 c'è questo concerto al centro storico, al Duomo, gratuito per voi, quindi chi vuole andare può andare alle 19, se non mi sbaglio, 19:30. Però se arrivate un poco prima fate sentite la messa. Allora, ti lascio la camera centrale per i saluti finali. Per prego. Invitare tutti chiaramente al concerto di Capodanno che Salotto 12 organizza da 25 anni e questa è la 24esima edizione, per fare a tutti gli auguri che il 2024, anche se bisestile, sia un anno migliore, e che anche in questo invertiamo la rotta, che l'anno bisestile diventi un anno bellissimo per tutti quanti, di salute, prosperità, ricchezza, economia, e chi più ne ha più ne metta, perché questa è l'unica cosa che si può dire ai tanti calabresi, e non il solito refrain che poi egoisticamente ognuno dice per se stesso, io speriamo che me la cavo, io dico speriamo che ce la caviamo tutti. Sergio, che ti devo dire, noi ci lavoriamo. Oggi è giovedì, è il 21 di dicembre, fra tre giorni, guardate, è Natale, insomma, io ragazzi vi abbraccio, vi saluto, io ringrazio Sergio Nucci che è stato insieme a noi. Se non ci vediamo per Natale vi faccio i migliori auguri, noi ci vediamo, forse Natale ci daremo con al lupo al lupo, facciamo una puntata speciale. Sì. Comunque, un abbraccio a tutti voi da 30 minuti, grazie a Sergio Nucci grazie che è stato insieme a noi. E auguri a tutti. La linea adesso al TG10 per le ultime notizie. Alla prossima, ciao, buona serata.